Buongiorno, sono Mauro Lazzarato di MaxHub e oggi sono qui per parlarvi e illustrarvi la nostra soluzione di Interactive Flat Panel. Quindi, le soluzioni IFP di MaxHub. In passato, quando dovevamo preparare una sala conferenze, e a dire il vero anche ad oggi ancora ci capita di incontrarlo dai nostri clienti, cosa dovevamo mettere? Un PC di sala collegato a un display esterno, se volevamo fare videoconferenza, una soluzione all-in-one USB per videocomunicazione, se volevamo fare content sharing o se vogliamo fare content sharing, ci serve un apparato esterno per poterlo fare in modalità wireless, ad oggi ormai tutti lo vogliono, e avevamo la necessità, o se abbiamo la necessità che dir si voglia, di fare anche whiteboarding, una lavagna touch collegata al nostro PC di sala. Bene, le soluzioni IFP di MaxHub rinchiudono, o racchiudono, meglio dicendo, tutte queste funzionalità all'interno di un singolo hardware. Le soluzioni di MaxHub per quanto riguarda gli IFP si dividono in tre famiglie: la serie Classic, la serie U Pro, che è quella che sto utilizzando oggi, vedete dal vivo per questa dimostrazione, e la serie Trashen, che è il nostro top di gamma. Andiamo a vedere un pochino più nel dettaglio i singoli prodotti. La serie Classic è la nostra soluzione entry level, costituita da un pannello touch su tecnologia IR fino a 20 tocchi simultanei, risoluzione 4K, trattamento antibatterico 8% di AES antiriflesso, dotato nella parte alta di una camera da 48 megapixel con supporto di algoritmi di autoframing e speaker tracking. Sempre nella parte alta abbiamo un array di 8 microfoni con una capacità di cattura fino a 8 metri, dotati di algoritmo di cancellazione intelligente del rumore e di controllo dei volumi. Nella parte bassa abbiamo due speaker e abbiamo un subwoofer. I tagli per la serie Classic vanno dai 55 agli 86 pollici. Siamo poi alla serie View Pro, quella che abbiamo qui davanti. Serie View Pro, che è la nostra mid-level, tagli 65-86 pollici. Sempre pannello 4K, trattamento antibatterico 8% di AES antiriflesso. Cambia il gruppo ottico. Il gruppo ottico non è più costituito da una singola telecamera da 48 megapixel, che per vostra informazione sulla serie classica ha uno zoom digitale 5x, ma è formato da due camere, una camera da 48 megapixel e una camera da 8 megapixel con uno zoom ottico 3x. In questo caso gli speaker sono sul lato del nostro pannello IFP, anche qua abbiamo sempre il nostro subwoofer. Passiamo poi al top di gamma, la nostra serie Trashen. Come vedete già il design del pannello cambia, la cornice è molto più sottile. Stesse caratteristiche per quanto riguarda pannello, risoluzione, antibatterico e antiriflesso dei due modelli delle serie precedenti. In questo caso abbiamo gli speaker nella parte alta, abbiamo sempre sia per il View Pro che per il Trashend un array di 8 microfoni nella parte alta. Per quanto riguarda il View Pro, non ve l'ho detto prima, 12 metri di cattura, mentre la serie Trashend 8 metri di cattura. Speaker nella parte alta e in questo caso abbiamo due subwoofer, quindi le tecnologie sono 2.1, 2.1, 2.2 per quello che riguarda la parte di speaker. Per quanto riguarda la touch, la parte di touch, tecnologia infrarosso, infrarosso pickup, quindi capacitivo. Andiamo alla slide successiva, qui vediamo un pochino un recap di quello che vi ho detto fino adesso. Quindi, come vedete, i tagli abbiamo detto 55-86 Classic, 65-86 View Pro, 65-86 Trashen, IR, pica per la parte touch, 48 megapixel, 48 più 8, 48 più 8 per la parte trashen. Sulla parte trashen una particolarità, perché la camera è motorizzata, quindi in modalità operativa viene portata
in modalità di utilizzo sulla parte alta della cornice, quando non viene utilizzata scompare dietro la cornice. Speaker tecnologia 2.1, 2.1, 2.2, autoframing, speaker tracking supportato su tutti i nostri prodotti. Perfetto, dopo questa breve introduzione delle nostre soluzioni andiamo a vedere un pochino più dal vivo, nel dettaglio, le nostre soluzioni IFP. Allora, parliamo di software. Soluzioni IFP di MaxHub hanno come sistema operativo di base Windows 10 IoT LSC. Se io clicco sull'icona di Windows, qui vedete la nostra interfaccia di Windows 10 IoT LTSC. Perché Windows 10? Perché è una piattaforma molto più sicura se la paragoniamo ad Android ed è molto flessibile perché ci permette di installare qualsiasi applicazione che sia stata testata e certificata per l'utilizzo con Windows 10 LTSC. Mentre per Android, come ben sappiamo, le applicazioni spesso arrivano dopo rispetto a Windows perché vengono principalmente sviluppate per Windows e poi forse viene fatto il porting su Android. Questo quindi ci dà una maggiore flessibilità per quello che riguarda l'installazione delle applicazioni. Dove è installato il nostro sistema operativo Windows 10? È installato su un OPS slot che viene inserito sul lato del nostro chassis del display. OPS che viene fornito in due modelli, i5 Intel 16 GB di RAM, 256 GB di disco, i7 Intel sempre 16 GB di disco, 16 GB di RAM, pardon, 256 GB di disco. Perché due processori? Perché se ad esempio un cliente vuole installare un'applicazione che ha bisogno di più processing, ha bisogno anche di un processore che sia più performante, quindi la possibilità di utilizzare anche un processore i7. Siamo ora al nostro MaxHub OS. Che cos'è il MaxHub OS? Il MaxHub OS è un'applicazione che viene installata al di sopra del sistema operativo Windows 10 LTSC. E qui vediamo l'interfaccia principale. Nell'interfaccia principale che cosa abbiamo? Un application launcher dove io ho già alcune applicazioni predefinite che andremo a vedere dopo, ogni interattiva, condivisione dello schermo, meeting e altre, che io posso andare a customizzare molto semplicemente andando nelle impostazioni, andando su personalizza, testo, e io da qui posso andare a customizzare le icone che io voglio avere e che mi permettono cliccando di lanciare la relativa applicazione. Ad esempio, qui io voglio togliere l'applicazione browser, voglio andare a inserire l'applicazione Windows Media Player, clicco su fine, ritorno tramite il menu laterale che ho sulla mia home page e vedo che non ho più l'applicazione browser, ma ho l'applicazione Windows Media Player. Altra cosa che posso fare molto semplicemente è andare a personalizzare non solo le icone, ma posso anche andare a personalizzare lo sfondo. Quindi posso andare a utilizzare uno sfondo predefinito o posso andare a scegliere uno sfondo a mio piacimento. Questo è molto utile, soprattutto perché sappiamo bene che le aziende amano personalizzare il background sui propri display o sui propri apparati. Posso anche andare a cambiare il tema, avere il tema che noi chiamiamo cooperazione, quindi c'è tutta la parte di UC che vedremo dopo, un tema più semplice che viene chiamato classico. Torniamo quindi, usciamo da qui e ritorniamo alla nostra schermata di MaxHub OS principale e adesso vediamo un attimino quelle che sono le funzionalità che MaxHub OS vi dà. La funzionalità che secondo me è più importante, che definisce il prodotto MaxHub IFP, è quella di meeting. Perché? Perché la soluzione IFP di MaxHub è una soluzione di collaboration multipiattaforma. Mi permette di partecipare in modalità utente, quindi non integrando nativamente, come potrebbe essere per il mondo Teams,
una soluzione MTR o una Zoom Room per il mondo Zoom, anche se ci tengo a precisare che nei nostri FP abbiamo anche la certificazione Zoom Room, quindi se dovete realizzare una Zoom Room abbiamo un modello apposito che è certificato Zoom. Ritorniamo a quello che stavamo dicendo prima, qui vedete quattro icone, Teams, Zoom, Google Meet, WebEx, ok? Quindi mettiamo a caso che ad esempio voglia partecipare a una call di Teams, ricevo il mio invito e nel mio invito avrò l'ID della riunione, quindi inserisco manualmente qui l'ID della riunione e cliccando su Unicity viene nativamente lanciata un'interfaccia web, ok, dove accedo tramite web alla mia piattaforma di videocomunicazione o posso andare a installare anche il client di riferimento. Quindi in questo caso, ad esempio, su questo sistema abbiamo installato un client Teams, vi farò vedere dopo nel corso del resto della dimostrazione. Quindi, dicevamo, inserisco l'ID della riunione, faccio Unicity, oppure altre modalità che con cui posso farlo. Posso tramite un QR code che vedete qui andare a fare la scansione col mio cellulare. Una volta che faccio questa scansione, vengo rediretto su un sito web esterno che punta direttamente al mio IFP e sulla pagina posso fare copia e incolla della URL del meeting. Dalla pagina web poi premo su invia e l'URL viene mandata automaticamente al mio FP da cui faccio partecipa ed entro nella riunione. Oppure lo posso fare tramite questo indirizzo https://chip.maxup.com, mi collego sempre sul sito esterno, mi si apre la stessa interfaccia che avevo prima sul mobile, ma in questo caso devo andare a inserire manualmente il PIN. Una volta che ho inserito manualmente il PIN, mi viene data la possibilità di fare copia e incolla della URL ed inviarla al mio FP. Altra cosa che io posso fare dalla page principale è quella di andare a configurare un account di posta elettronica per questo IFP. In realtà è il calendario, quindi faccio una sottoscrizione al calendario. Perché? Perché la nostra soluzione FP si integra con Exchange e con Google Calendar. Quindi in questo caso io ho configurato un account di posta elettronica per la condivisione del calendario su questi FP, ho invitato l'account a una riunione, la vedete qui, IFP Training. Se io voglio partecipare, semplicemente vado a cliccare sul mio elemento nel calendario e mi viene automaticamente lanciato il client di riferimento. Da qui poi faccio partecipa ora e entro all'interno della mia riunione. Quindi, come avete visto, è molto semplice poter partecipare a una riunione, ma soprattutto posso partecipare a una riunione sui client principali Unified Communication, Teams, Zoom, Google Meet e WebEx. Ritorniamo sulla nostra pagina principale e continuiamo a scoprire le funzionalità. Altra funzionalità importante che i clienti ci chiedono è quella di poter fare content sharing, ormai è diventato un must nelle sale riunioni. Ok? E posso fare content sharing con gli FP di MaxHub. Se io clicco su condivisione dello schermo, mi si apre questa schermata dove mi viene illustrato come poter condividere il contenuto dal mio PC. Quindi, come lo posso fare? Tramite un dongle. Il nostro dongle WT13M, dongle con interfaccia USB-C e adattatore USB-A, nel caso il PC sia un po' vetusto e non abbia l'USB-C. A bordo un client autoeseguibile, quindi non devo installare nulla. Inserisco il dongle nel mio PC. Lancio il client perché, ahimè, Windows ha disabilitato da tempo l'autoeseguibile sul proprio sistema operativo. Clicco sul mio dongle e l'immagine del mio PC, del mio schermo, viene condivisa on screen con risoluzione fino a 4K. Oltretutto è supportata anche la funzionalità di touchback. Quindi vuol dire che se, ad esempio, voglio condividere un PowerPoint dal mio PC
e voglio gestire la presentazione direttamente dal pannello, lo posso fare, quindi posso scorrere semplicemente con la mano le slide da una parte all'altra. Altra modalità di condivisione del contenuto tramite il nostro client MaxAppShare. MaxAppShare è un client di MaxApp supportato su sistema operativo Windows, macOS, iOS e Android. Dopodiché supportiamo i principali protocolli di condivisione: AirPlay per quello che riguarda il mondo Apple, Miracast, quindi sistema operativo Windows e Android, perché ci vuole divertire usare Chrome per fare il content sharing. Per quello che riguarda invece la parte mobile, WhatsApp Share, scaricabile gratuitamente dagli store di riferimento, AirPlay, Miracast e Chromecast. Quindi, come vedete, abbiamo veramente la possibilità di condividere da qualsiasi dispositivo. Per chi magari è un po' nostalgico o preferisce il cablato al senza fili, magari qualcuno c'è, abbiamo la possibilità di farlo tramite una porta USB-C o tramite una porta HDMI in che è posta sul lato del nostro pannello IFP. Torniamo nuovamente alla nostra finestra principale e andiamo a vedere le altre funzionalità. L'altra funzionalità è quella di presentazione, ci apre un File Explorer, dove io posso andare a prendere un file per fare la mia presentazione o posso anche tramite un QR code caricarlo dal mio mobile. Oppure, lo vedremo poi anche per quello che riguarda la parte di lavagna interattiva, ho la possibilità anche di configurare l'accesso ai dischi cloud quali Google Drive e OneDrive. Proseguiamo con l'excursus delle funzionalità del nostro pannello IFP. Un'altra importante funzionalità che è una parte di quello che l'IFP può offrire, ma non è il nodo focale, lasciatemi dire, è la parte di lavagna interattiva. All'interno di MaxHub OS abbiamo una soluzione completa di lavagna interattiva. Completa e, lasciatemi dire, anche molto flessibile, sia in termini di utilizzo, ma anche molto completa per quello che riguarda le funzionalità. Ad esempio, una funzionalità che io posso andare ad attivare è la scrittura multicolore, quindi io posso andare a selezionare un colore con una parte della mia penna capacitiva. Tutti i sistemi IFP di MaxHub vengono forniti con una coppia di penne capacitive e quindi io qui adesso con una parte ho scritto in bianco e con l'altra posso utilizzare il rosso, quindi possibilità di utilizzare due colori allo stesso tempo. Altra funzionalità interessante è quella del riconoscimento del testo e dei simboli grafici. Quindi io in questo caso scrivo una lettera A, automaticamente la lavagna me la corregge, me la mette in modo proprio, non con scrittura da zampa di gallina come ho io, oppure un simbolo grafico, ok? Quindi automaticamente viene corretto. Detto ciò, io devo anche poter caricare un file. Ok, come lo posso fare? Dal disco locale, da un'unità USB, da cloud disk di OneDrive, Google Drive, come abbiamo visto prima, ma non solo. La funzionalità molto interessante, ve la faccio vedere dal vivo, è quella di poter caricare un'immagine direttamente o un file direttamente dal mio mobile. Quindi io ora sto facendo la scansione del QR code, vengo rediretto su un sito web esterno che è già linkato al mio IFP e vado a caricare un'immagine, ad esempio. E la sta inviando.
Come vedete, anche l'invio e la ricezione sono molto rapide. Vado a selezionare la mia immagine, la inserisco, viene svuotata la cache e voilà! Io ho la mia immagine caricata, immagine che chiaramente io posso poi allargare, svuotare e quant'altro, e chiaramente poi posso andare. Ad esempio, se in questo caso ho abilitato il riconoscimento del grafico del testo e quindi se volevo cerchiarlo, eccoci qua. Lo posso tranquillamente andare a cerchiare e a lavorarci sopra. Posso anche andare a inserire all'interno della mia lavagna interattiva, del mio drawing, anche già esempio una nota piuttosto che una tabella, dove nella tabella se tornate a fare scrivi, ok, ce la possiamo fare, io vado a scrivere, vedete che la tabella fa il resizing automaticamente di quello che io sono andato a scrivere. Una volta fatto tutto ciò, chiaramente io devo anche essere in grado di poterlo salvare. Come posso salvare? Tramite un QR code, posso andare a generare con accesso solo via LAN se voglio restringere per motivi di sicurezza o via cloud, in questo caso l'ho fatto tramite cloud. Così come prima sono andato a fare la scansione del QR code per fare l'upload, in questo caso faccio la scansione del QR code per fare il download e in maniera molto rapida, adesso cerco di farvelo vedere anche dal mio cellulare, sono riuscito a scaricare l'immagine del drawing. Altre modalità che ho per poter salvare sono chiaramente localmente in formato proprietario della lavagna MHD come estensione di file, PDF in formato immagine PNG, su dove? Su il disco locale del mio OPS, oppure se l'ho configurati sul Cloud Drive di Google e di OneDrive. Oppure se ho configurato un account, non quello del calendario, bisogna configurarne un altro appositamente su un IFP, posso mandarlo via posta elettronica e se ho configurato una stampante di rete a livello Windows, posso andare a stampare direttamente. Usciamo ora da qui e ci ritroviamo nella nostra schermata principale. Vorrei farvi vedere anche un'altra funzionalità che è molto interessante e viene molto apprezzata, che è quella di divisione sullo schermo. Come vedete qui sul lato sia sinistro che sul lato destro ho un menu che si apre con diverse funzionalità. Adesso non sto qui a dirle tutte perché sennò durerebbe 2 giorni questo training video. Ma quella che vi voglio far vedere è quella che noi chiamiamo split screen. La split screen mi permette di aprire contemporaneamente sullo stesso schermo fino a 4 finestre. Quindi, ad esempio, adesso vado ad aprire, voglio vedere la mia whiteboard, browser, presentazione e Max Hub Meeting, così qui vedete come viene composta. Vado ad attivare questa funzionalità e in questo modo sul mio schermo mi trovo ad avere 4 finestre aperte simultaneamente. Ok? E anche qua sulla lavagna, ad esempio, io posso interagire, quindi non sono diciamo delle immagini statiche, ma comunque invece sono delle immagini dove io posso andare nelle finestre, dove io posso tranquillamente andare a interagire senza problemi. Ok? Come vedete, ho la piena interazione su tutte queste. Perché è particolare? A, perché comunque mi permette di aprire le 4 finestre automaticamente. Poi, volendo, io posso anche qui spostare e ridimensionare le cose. Ok?
Ma soprattutto la cosa interessante è che mi permette, ad esempio all'interno di una call di Teams, di Zoom, di WebEx o quello che sia, di condividere come contenuto le quattro finestre, perché viene vista come una singola schermata. Adesso usciamo dalla nostra condivisione. Quindi, come vedete, ci sono delle funzionalità veramente molto, molto interessanti. Ce ne sono diverse altre, ma veramente ci vorrebbe parecchio tempo per poterle farvele vedere tutte, quindi vi sto facendo vedere solo le funzionalità principali. Ultima cosa che vi voglio dire, che è molto importante, è relativa alla funzionalità che ormai è sempre più richiesta, cioè la funzionalità di BIOM. BIOM, Bring Your Own Meeting, quindi la possibilità di entrare in una sala riunioni con il proprio PC e utilizzare il proprio PC come host, quindi lanciare il proprio canale Teams, ma invece di utilizzare microfono, speaker e camere integrate del proprio laptop, che normalmente sono di grandissima performance, diciamo così, andiamo ad utilizzare le periferiche del nostro IFP. Come lo facciamo? Tramite il nostro dongle VT13M. Inseriamo il dongle nel nostro PC, lanciamo il client, clicchiamo sul nostro dongle, il nostro schermo viene proiettato in modalità wireless sul nostro pannello IFP, nel nostro client che andiamo ad utilizzare selezioniamo come camera, microfoni e speaker le periferiche della nostra soluzione IFP di MaxApp. Questo si conclude questa mia piccola e spero interessante sessione di training. Vi ringrazio per la vostra attenzione e spero di incontrarvi presto.